Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori dei fatti e le opinioni in una collocazione settimanale particolare per la quale ringraziamo innanzitutto il collega Lorenzo Labarile per lo spazio solitamente occupato da Rete 8 Economy, spazio nel quale vi diamo eh, gli ultimi aggiornamenti sullo scrutinio. Che sta proseguendo eh, dell'iniziativa del quotidiano Il Centro Scegli il tuo Sindaco. Siamo ormai alla vigilia dell'ultima settimana di consultazione nelle edicole e a Pescara si sta delineando una classifica che però è ancora eh, provvisoria perché continuano ad essere moltissime le schede che vengono depositate nelle urne e nelle edicole presso la redazione del quotidiano D'Abruzzo. Nella precedente trasmissione abbiamo ospitato i primi tre eh, che erano provvisoriamente alla guida di questa graduatoria, eh, questa settimana abbiamo i primi sei, abbiamo allargato il campo, eh, ci sono naturalmente in questi giorni e li riferiamo eh, puntualmente nei nostri telegiornali le grandi manovre ufficiali dei partiti per la scelta dei candidati, eh, una eh, situazione al centrodestra si è già ampiamente delineata. A giorni anche quella del centro sinistra, però eh, questa consultazione ha uno spirito eh, non appunto sovrapponibile a quello eh, delle forze politiche, dunque, ha una sua eh, particolarità e anche un suo successo, visto il risultato. Dunque, eh, presentiamo in ordine eh, di classifica, partendo dal numero 6 fino al numero 1, chi sono i 6 più votati dai lettori del centro in edicola. Al numero 6 Eugenio Seccia di Forza Italia, buonasera, buonasera Seccia, buonasera, buonasera, eh, buonasera. già assessore della Giunta Mascia e eh, appunto esponente del partito. Uh, di Silvio Berlusconi e eh, eh, consigliere comunale uscente. Al eh, numero 5 Carlo Costantini, buonasera, buonasera. Costantini, buonasera. bentornato alla politica attiva perché sappiamo è stato consigliere eh, regionale, candidato per eh, la coalizione di centrosinistra anche alla presidenza della regione, già sindaco di San Giovanni di Atene, insomma, eh, e tanti altri eh, ruoli svolti nella politica ehm, rappresentativa alla quale torna a candidarsi eh, come candidato sindaco di Pescara. Eh, al numero 4 abbiamo il, eh, il quello che era il numero 3 la settimana scorsa, il rappresentante di Fratelli d'Italia Fabrizio Rapposelli. Buonasera, buonasera, buonasera Rapposelli, tutti. bentornato con una voce migliorata, spero rispetto alla settimana. <ride> rispetto alla settimana scorsa, sicuramente. Precedente, sì. Allora, eh, avendo avuto qui al numero 4 ci sarà una new entry nella, eh, sul podio. Andiamo a vedere. Al numero 3 troviamo. Eccolo qui, Giacomo Cuzzi, buonasera, a tutti. assessore al eh, Comune di Pescara, agli eventi e al commercio è appunto eh, arrivato proprio eh, dalle posizioni diciamo di metà classifica fino al podio di questa graduatoria. Al secondo posto stabile invece Moreno Di Pietrantonio, buonasera, buonasera Di Pietrantonio, buonasera sempre, sempre del Partito Democratico, e, eh, appunto già assessore a sua volta al Comune di Pescara, che eh, ha consolidato questo secondo posto e ha consolidato il primato, salutiamo e ringraziamo. Luigi Alboremascia, buonasera, bentornato. Ben Bentornato. Eh, appunto, che è il più votato dai pescaresi anche alla luce di questo secondo scrutinio. Ma di più su questa eh, situazione della consultazione tra i lettori ci dirà il mio collega, amico, compagno di viaggio Lorenzo Conantonio Del Centro. Buonasera, Lorenzo. Buonasera. Allora, Buonasera. Lorenzo, seconda levata come si dice di schede e sorprese, novità e comunque indicazioni importanti da parte dei vostri lettori? Sicuramente sorprese ce ne sono e vanno eh, contro, non corrente, contro quello che la politica decide nelle stanze chiuse. Dicevamo l'altra volta che questo è il valore di, delle schede attraverso il centro, andare e fare aprire quelle porte alla politica, che, porte che restano chiuse e che ti devo dire eh, con una prima domanda che mi accingo a fare al primo in classifica. E... ci permette di capire che cosa e... mascia lei so che ha fatto dei manifesti 6x3 e... dove c'è un particolare però mi dicono che la A finale si può staccare e riattaccare eh? però... quindi potrebbero essere riutilizzate da qualcun altro cioè le faccio questa domanda e... Il gioco è già finito, la partita è già chiusa o c'è una minima chance che persino le schede, anzi le schede riescano ad aprire le porte chiuse della politica? Beh, è molto simpatica la sua impostazione mh, e la ringrazio. E quei manifesti 6x3 eh, eh, sono stati immaginati e concepiti in tempi non sospetti e sono manifesti prudenti perché eh, sono manifesti che potevano avere una doppia chiave di lettura perché la discussione intorno al candidato sindaco del centrodestra era una discussione aperta. Eh, intanto non era detto che il candidato sindaco del centrodestra dovesse essere di Forza Italia, poteva essere della Lega, viste anche le dichiarazioni che erano state fatte ed enfatizzate da Salvini. Poi, eh, il coordinatore regionale Pagano eh, è riuscito a far passare la sua linea e eh, il candidato è stato attribuito a Forza Italia. Non era un mistero che il collega molto bravo, esperto eh, Carlo Masci fosse candidato e eh, non figura in questa classifica tra le prime piazze, però è anche lui nelle, nella classifica del centro. E cosa dirle? Eh, intanto un ringraziamento al centro e ai lettori del centro, a tutte le persone che mi stanno dando grande, grande fiducia. È evidente che il fatto di essere stato sindaco di questa città dà una riconoscibilità, una, una popolarità che avvantaggia in, in questa competizione. Mm, la scelta di Carlo Masci è una scelta definitiva. Arrivata da pochissimi giorni. e Se dovessi dire, ma eh, come qualcuno mi dice, ma il centro, perché poi nell'immaginario collettivo, ma il più votato da due settimane <ride> è Alboremascia, perché il candidato sindaco eh, non è Alboremascia. Allora, ironia per ironia posso dire che è un po' come andare a Sanremo e vincere il premio della critica. Eh, e alla fine sempre un premio, e poi eh, al di là degli scherzi io oh, sarò. Eh, candidato al Consiglio Comunale, e ovviamente mi propongo per avere un, un ruolo nella futura amministrazione, questo non è se ovviamente i cittadini lo vorranno e se quegli stessi elettori e, e elettori del centro poi trasformeranno questa, questa bella soddisfazione in un vero e proprio consenso. Tutto questo lo vedremo, però questa iniziativa è stata un'iniziativa molto, molto bella che ci ha consentito, ha consentito a me e a tutti coloro che sono presenti in questi studi e anche ai cittadini che non si occupano di politica. Questo lo avevamo già sottolineato altre volte di essere comunque alla ribalta, di essere quasi tutti i giorni sul giornale eh, più letto in città e, e ovviamente rimbalzando anche eh, in questa emittente televisiva attraverso il direttore Perantuono e attraverso i colleghi che lavorano e che enfatizzano questa, questa iniziativa secondo me lodevole e molto bella. Eh, Lorenzo, mascia come Bertè in qualche modo, il premio se ne parla di più perché insomma comunque ha un consenso che prescinde dalle stanze della politica ma a proposito delle stanze della politica di Pietro Antonio ci sta dentro e ci sta fuori in qualche sì, modo, perché, perché tu dicevi insomma che... la contrapposizione tra quello che dicono i lettori, che, che votano i lettori e quello che decidono i partiti, ma Di Pietro Antonio sta anche nella stanza dei bottoni. Sta Nella stanza dei bottoni in queste ore stanno pigiando i bottoni l'impazzata, la posso ribattezzare Gimondi? L'eterno secondo. secondo. Va bene. E può allora c'è allora, una settimana di tempo ancora. Se il centrodestra può dire di aver più o meno definito, perché poi non si sa mai, eh. può darsi che quella pecetta non si stacchi dal manifesto. Se nel centrodestra la partita potrebbe essere definita, poi qualcuno mi sperà come e perché la Lega ha deciso di fare un passo indietro. Forse antepone Giulianova a Pescara. Chiedo a Morino di Pietra Antonio, ci sono ancora sette giorni di tempo per il centro-sinistra, il discorso Ciofani si chiude oppure è uno dei nomi? Ah, intanto buonasera e ringrazio anch'io il centro Rete 8, il direttore Perantuono, per questa bella iniziativa, è un gioco ma che ha coinvolto tantissime persone, quindi non posso che ringraziare tutte queste persone che si sono prese la briga di scrivere nome e cognome e metterle, imbucarle in quella cassetta ed è una cosa insomma simpatica. Chiaramente c'è questa grande voglia di partecipazione, questo è il dato evidentemente più importante, una grande voglia di partecipazione e di dire la propria, di esprimere il proprio punto di vista, in questo caso circa la persona che potrebbe essere più rappresentativa nei vari schieramenti nella città. Detto questo poi è chiaro, poi c'è la politica, perché questa è la voce dei cittadini. Poi c'è la politica, ci sono, come dicevi tu, le stanze, ma insomma neanche tanto chiuse, e Ci sono gli accordi, ci sono le valutazioni politiche e anche del momento. Sul tavolo c'è questa candidatura, sicuramente, adesso si sta discutendo, sicuramente ci sarà un passaggio anche nel partito e poi dopo alla fine si deciderà, ma sarà una questione di pochissimi giorni ancora. Io però mh, ci tengo a dire che il centro-sinistra con il PD sicuramente è in campo, la partita a Pescara è aperta eh, perché Pescara è una città particolare, una città molto dinamica, una città di persone che riflettono sulle cose concrete da fare al di là dei discorsi politici. Noi ragioniamo su quello che c'è da fare e su quello che c'è da fare abbiamo delle idee molto chiare per rilanciare questa città. E, e quindi, dicevo, eh, ci sono dei nomi, c'è questo nome molto eh, in campo e adesso decideremo a distanza di, di pochissimo tempo. Però voglio ribadire, Pescara ha bisogno di iniziative che la rilancino, e l'ho sempre detto. C'è prima di tutto il problema del porto e del fiume, c'è il problema del mare pulito, è la più grande risorsa che abbiamo in questa città, su questo dovremo lavorare tutti, noi lavoreremo su questo e spero che chiunque vada a ricoprire questa. Carica si occupi soprattutto di questo. Non è pensabile che Pescara debba avere un porto chiuso. Dopo dieci anni è, è, è il momento di riaprirlo e di ristabilire i collegamenti, di ridare vivacità a questa città, di far arrivare persone che partono, che arrivano, come è sempre stata l'indole di questa città, che da un po' di tempo evidentemente si è spenta anche perché il porto è chiuso e quindi poi tante altre iniziative certo. su cui vorremmo puntare. Lorenzo, Lorenzo, se il paragone ciclistico con Gimonti può reggere per Di Pietrantonio, sì. abbiamo il Pantani del PD, che è Cuzzi, eh, <ride> che parte da dietro, cioè poi alla fine magari come nella tappa qualcuno ricorderà di Europa, rompe la catena all'inizio, però poi alla fine comincia piano piano, a recuperare, ma eh, insomma il traguardo si avvicina. Tu come la vedi? La vedo che lui ha avvantaggiato al cognome perché è molto corto. A differenza di Pietrantonio, l'elettore ha difficoltà a scrivere il lettore di Pietro Antonio. No, pensa all'inchiostro che consuma Cuzzi, ha avvantaggiato al cognome in due sensi. Però dai risultati mi pare che non ci sia questo no, vabbè, svantaggio. Perché ti sta recuperando, <ride> aspetta. Lucuzzi De Raz si <ride> veda l'orecchia lo addirittura cavallo. esatto. Cuzzi, Cuzzi è vantaggiato dal cognome in tutti i sensi. So che mi parlavano di un ricorso che vorrebbe fare perché qualcuno ha pensato di votare un altro Cuzzi che è incompatibile. Al di là di questi scherzi, le chiedo una cosa, è possibile immaginare di diventare sindaco di Pescara pensando solo a Pescara? Lui parlava del porto e dell'inquinamento. Ma io non potrei immaginare il disinquinamento senza guardare Montesilvano e il dipuratore di Montesilvano che non funziona magari, no? È possibile avere una visione così centralistica della città, dell'area metropolitana e dell'Abruzzo? Ma innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti eh, sia ai lettori del centro, ma sia a voi per questa bella iniziativa, un gioco che però esprime un dato di democrazia che forse questa volta... Eh, principalmente i partiti hanno trascurato, e mi riferisco anche al nostro campo che è il partito delle, eh, rappresenta il partito delle primarie eh, e quindi magari abbiamo scelto, sono state scelte altre iniziative per eh, trovare il terminale che dovrà guidare la coalizione di centrosinistra. Eh, io credo che Pescara è di fatto la città-regione e che quindi tutte le iniziative eh, che devono essere intraprese per guardare al futuro con ottimismo e speranza, devono essere inserite in un contesto eh, molto, molto più ampio. È vero che il problema dell'inquinamento non riguarda soltanto la città di Pescara, ma riguarda il fiume eh, e quindi devono essere coinvolte più amministrazioni per dare battaglia a questo problema e per far sì che queste straordinarie risorse naturali diventino un vero e proprio eh, punto di forza. Noi abbiamo eh, la sabbia, l'acqua, la riviera, che sono eh, la, mh, la più grande risorsa della città, il più grande parco, la sabbia e l'acqua. Eh, possiamo immaginare che diventino un parco del mare e si può immaginare che Pescara diventi bandiera blu a patto che si lavori in azione sinergica con altre cittadine: Montesilvano, Francavilla, le aree della Val Pescara, le zone industriali affinché le acque siano eh, ripulite e poi si creino, si creino i servizi necessari che significano puntare <ride> su un volano che eh, porta turismo e attrattività. Non sono d'accordo sul dato che diceva prima Moreno eh, che va ristabilita la vivacità. Pescara in questi anni ha avuto una vivacità molto importante, passando dal, settimo, dal settantesimo al settimo posto per quanto riguarda la cultura e il tempo libero, dato del. Sole 24 ore appunto che attesta la, la bontà delle manifestazioni culturali, turistiche, degli eventi, dei grandi concerti, delle grandi manifestazioni sportive. Abbiamo un dato positivo anche sul turismo, sulla ripresa dell'aeroporto per quanto riguarda i passeggeri e credo che al di là di questa lotta sui nomi dobbiamo immaginare invece le migliori. I migliori progetti, le migliori idee che possono caratterizzare lo sviluppo dell'area metropolitana e della regione Abruzzo passando per Pescara da qui a vent'anni. Le campagne elettorali si riducono purtroppo in una lotta tra nomi. Io credo che questo appassioni eh, poco non solo il pubblico, ma la stessa politica. Quindi, l'iniziativa è lodevole perché eh, oltre ai nomi si dà la possibilità di esprimere, eh, di esprimere delle idee. Io credo che la politica debba tornare a fare questo, insomma, a proporsi attraverso i progetti, le idee. Io mi candido per questo e credo che sia un attestato di stima anche nei confronti eh, del lavoro che ho portato avanti in questi cinque anni da assessore al Comune di Pescara. Grazie. Vai. Eh, Fabrizio Rapposelli, eh, dal terzo al quarto posto, però, insomma, una, ormai una posizione tra le prime consolidata per un partito come Fratelli d'Italia, che insomma ormai. Eh, su Pescara ha ottime aspettative anche per quel che riguarda la lista. Abbiamo visto, in questi giorni, abbiamo visto anche un, esponente, un altro esponente del eh, partito eh, della Meloni che si trova nelle prime posizioni di questa classifica. Insomma, vi preparate, pur non avendo il candidato sindaco, ad avere una lista competitiva in qualche modo al comune? Assolutamente sì, la lista di Fratelli d'Italia è una lista che sta crescendo. E non ci dimentichiamo che anche il governatore della regione Abruzzo espressione di Fratelli d'Italia, il sindaco dell'Aquila espressione di Fratelli d'Italia, questa è dimostrazione che un partito in grandissimo fermento, un partito Oltre che in fermento, in grande crescita sono state fatte non solo in, in Pescara Città, ma anche in provincia. Eh, ci sono stati dei nuovi ingressi. Questo è testimonianza del fatto che il partito si sta muovendo e si sta muovendo bene. Eh, ieri è stato eh, eletto il nostro primo consigliere provinciale Alessio Orlando. Questo è testimonianza del fatto che anche in provincia di Pescara ci sta un grandissimo fermento. Credo che Fratelli d'Italia eh, nelle prossime elezioni, fra, fra meno di 60 giorni, sarà un, uno di quei partiti di punta su cui eh, il nuovo sindaco dovrà sicuramente puntare. Siamo tutti amministratori comunque giovani, di grande esperienza e io personalmente mi candido con una malcelata ambizione di far parte possibilmente di questa nuova giunta, sempre se il centrodestra dovesse eh, spuntare, ovviamente questo è l'augurio e l'auspicio non solo mio, ma anche di tutti i colleghi che oggi sono presenti qui in studio, eh, sempre per il bene ovviamente della città. Abbiamo delle idee molto ma molto chiare su ogni settore eh, che purtroppo ha visto Pescara assolutamente eh, penalizzata in questi cinque anni, se è vero come è vero. Quello che è stato detto in precedenza per quanto riguarda il porto, vi posso già dire che i soldi ci sono e eh, abbiamo un eh, governatore che è pronto a spendere i soldi, i soldi ci sono e anche in grandissima quantità. Purtroppo in passato si è fatto sempre un grandissimo parlare, ma purtroppo al parlare non sono, stati, non sono seguiti i fatti. Eh, in questo caso eh, il nuovo sindaco di Pescara, con la sponda del nuovo governatore di Fratelli d'Italia alla guida della regione Abruzzo, riuscirà a risolvere anche questo problema. Lorenzo Costantini. Costantini. Costante... Forse, è sindaco, forse è l'unico candidato sindaco in questo studio se non succede qualcosa di clamoroso nel centro-sinistra. Sì, che in realtà è un battitore libero, è uno che fa quello che gli pare. Può Beh, quello che mi pare è un po' un'esagerazione. Quello che penso sia giusto. Senza mediazione. Le faccio una domanda a Bruciapero, poi le farò una domanda un pochettino più approfondita. Nella grande Pescara, nell'idea. Facciamo la domanda all'ideatore, al primo movens del concetto di grande Pescara. Annetterebbe anche i chiedi? Assolutamente sì. Io nella lettera di presentazione del progetto che ho redatto nel 2013 e che ho presentato ufficialmente nel 2014 ho detto che il percorso di Montesilvano e di Spoltore rappresenta il primo passo, lasciando intendere con queste poche parole che l'area urbana di Pescara Chieti è molto più vasta, è una delle più grandi d'Italia e la 103 in Europa ha solo un problema quella di incrociare confini istituzionali ogni 5 km. Questo evidentemente impedisce da una parte una programmazione di area vasta su tutti gli strumenti e le problematiche che possono essere risolte solo in una dimensione più grande e dall'altra parte impedisce anche che maturi la consapevolezza di questa grandezza. I cittadini non sono consapevoli di quanto sia grande la nostra area, di quali siano le prospettive e le possibilità di crescita. Mi fermo perché aspetto la seconda domanda. No, no, no. Le faccio un'altra domanda brevissima, la Grande Pescara, che ho chiesto annessa, la devi ribattezzare, perché è difficile immaginare <ride> che uno di Chieti dica di allora, dove siete, la Grande Pescara. Allora, le propongo, detto... le lancio un assist <ride> sì. la chiamiamo La Grande Teaterna, oppure <ride> no, le viene in mente qualche altro nome? <ride> no, no, <ride> allora ragioniamo in termini pratici. Al momento sul tavolo ci sono Pescara, Pescara Montesimano e Spoltore per ragioni. Oggettive. La Costituzione prevede che il processo referendario e decisorio possa essere di livello regionale nella misura in cui non vengono modificate le circoscrizioni provinciali. Ed è questa la ragione per la quale l'ambizione del progetto è circoscritta al territorio della provincia di Pescara. Io ho tantissimi amici. Di Chieti, della provincia di Chieti, ho fatto il sindaco a San Giovanni Tiatino che condividono in pieno questo progetto e questa idea e che evidentemente sono innamorati alla prospettiva del nome, ma non la considerano centrale. Qui dobbiamo comprendere che esiste un'area di 300.000 abitanti, con un aeroporto che si candida a ricevere un milione di passeggeri e di turisti, con un porto con delle infrastrutture grandissime che ha solo il problema di non riuscire a progettare il suo futuro. Io ho parlato in queste settimane. Del problema del traffico. A Pescara arrivano 110.000 automobili al giorno. È pensabile ed è possibile risolvere questo problema soltanto all'interno dei confini di Pescara? No, per me è impossibile. Montesilvano c'è cioè, il piano urbano del traffico, ho letto sul sito, datato 1992. Secondo voi è possibile risolvere i problemi del traffico di Pescara senza poter interagire con Montesilvano? Senza inserire nella pianificazione anche la realtà di Spoltore l'accesso di, di, di Sant'Arserese e di Villa Raspa? No. Oggi pensare al futuro di Pescara, come correttamente diceva lei nella domanda che ha fatto prima, pensare al futuro di Pescara dentro il recinto di Pescara è oggettivamente impossibile. Anche i problemi del fiume, e questa è una verifica che ho fatto, i dati dell'Arta rivelano, i campionamenti dell'Arta rivelano, che l'acqua del fiume è più pulita alla foce di quanto non lo sia a monta del depuratore di Pescara. Questo è un dato che esprime un altro dato altrettanto oggettivo. I comuni che inquinano sono... In larghissima parte i comuni che sono a Monte di Pescara. È possibile risolvere i problemi del mare di Pescara all'interno del recinto del confine istituzionale di Pescara? No, bisogna interloquire ed agire pesantemente con gli altri comuni. Dobbiamo far crescere anche nei cittadini il livello di consapevolezza di quella che può essere la nostra ambizione. Siamo troppo frammentati e impossibilitati, in questo modo, a far valere quelle che sono le nostre potenzialità. Eugenio Seccia si aspettava insomma, questo consenso così ampio da parte dei suoi elettori, eh, che sono anche lettori del quotidiano Il Centro, in questa consultazione, avendo Luigi Alboremascia che è una corazzata al primo posto, eh, Carlo Masci che pure lei ha distanziato perché credo sia all'ottavo, nono in qualche modo in questa classifica. Insomma, lei è la sorpresa all'interno del campo azzurro. Insomma, dice che Forza Italia probabilmente non sta così male, almeno a Pescara. Beh, io innanzitutto ringrazio i miei tanti stimatori evidentemente che mi fanno stare in classifica in graduatoria del, del centro, ringrazio voi per questa finestra che date eh, su, sulla città. Eh, questa mattina sono stato svegliato da, da un messaggino eh, nel quale mi dicevano guarda io sono da comprare il giornale, ho messo da parte il tagliando, vado a votarti. Eh, la sorpresa e l'emozione diciamo, è stata proprio questa: cioè l'attestazione di stima da tanti tanti amici eh, che diciamo, hanno iniziato a giocare. Questo gioco si è attivato eh, così come eh, altre, altri, altri amici magari che non mi conoscevano. Eh, per darmi questa attestazione, per eventualmente eh, contribuire alla mia individuazione come candidato sindaco di Pescara probabilmente anche per quello che eh, spero soprattutto perché ho fatto da assessore passato nella giunta eh, del di chi mi ha preceduto prima proprio del, del leader in classifica di questa sfida di Albore Mascia. Eh, spero eh, di eh, poter in qualche modo continuare l'attività che ho fatto perché evidentemente queste attestazioni eh, sorprendenti, eh, anche se annunciate, eh, mi hanno catapultato eh, una energia importante per continuare questa, questa sfida. Infatti sarò candidato eh, alla prossima elezione di Pescara del 26 maggio. E, eh, proprio con questa energia rinnovata eh, spero di poter riprendere il filo dell'introduzione di ciò che è stato precedentemente eh, penso a dei temi qui si è parlato un po' di tutto eh, come ad esempio quello dell'innovazione tecnologica, qui viviamo, viviamo nella, in una televisione questa, questa, questa sera e sappiamo ad esempio quanto è importante eh, la, fibra ottica, la fibra ottica per, eh, per quanto riguarda eh, le, le aziende di servizi come, come le televisioni ecco, questa eh, iniziativa che ho portato avanti nel eh, 2012, ben prima delle, delle scadenze dell'agenda digitale eh, che prevede l'obbligo della copertura di una certa copertura del territorio, l'abbiamo fatta. L'ho fatta con una mia firma eh, nel, nella giunta di cui ho fatto parte. Questo mi ha permesso di attivare una serie di eh, eventi positivi. Nel 2014 è arrivato Google a Pescara, Google con una manifestazione rivolta ai giovani, che era quella dello Startup Weekend. Startup Weekend che è una sorta di eh, diciamo competizione tra giovani che eh, devono ideare e progettare un'azienda un un e sottoporla ad una giuria. Questo tipo di attività si è innescata anche con una, una serie di collaborazioni con le università, quindi con, con il mondo dei giovani e quant'altro ha creato entusiasmo, eh, sono stati tantissimi giovani che, che appartenevano ad formazioni politiche diverse, eh, 5 Stelle è notorio che sono molto vicini alla rete e che mi hanno detto "Guarda, io sono un ex grillino, ma sono costretto a votare perché la tua idea è stata così innovativa, aver pensato ad una eh, diciamo, alla fibra ottica nel 2012, avendo messo una firma, tra l'altro non è costato nulla al comune. Anzi, abbiamo guadagnato asfalti, eh, abbiamo eh, fatto delle, delle piazze wifi lo stesso Aurum gratis wifi zato come diceva Luigi Mascia ha permesso di creare entusiasmo tra, tra tanti giovani che mi hanno riconosciuto e sono riconoscibile anche per questo e li ringrazio dell'attestazione dell che adesso sta venendo fuori con questi talloncini bene grazie Seccia noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria poi torneremo in studio per se ci riusciamo altri due giri a condizione che siano rapidi nelle risposte a tra poco siamo tornati in studio, i sei più votati nella eh, graduatoria determinata dai lettori del quotidiano il centro, eh, intervistati da Lorenzo Collantonio. Riprendiamo con eh, le domande per Luigi Marscia e gli altri. A Benissimo, no? ti volevo rivelare che durante la pausa Costantini mi ha chiesto: ti piacerebbe vivere nella grande pescara, di essere della Grande Pescara? No, non ho completato la domanda. Eh. Ti piacerebbe una dimensione più grande della grande Pescara, Guarda, indipendentemente dal nome che possa comprendere anche sì, la città di Chieti? Ti rispondo in una maniera molto semplice, ciascuno di noi in Abruzzo ha l'abitudine di vivere davvero in una città-regione. A me è capitato professionalmente di lavorare a Teramo, all'Aquila, a Pescara per molti anni e a Chieti. Ciascuno di noi vive nella città Abruzzo, quindi è inevitabile che io ti dica e ti risponda mi piacerebbe una grande pescara magari con un altro nome eh certo, scusami ma <ride> se no è come dar la criptonita in mano a Superman e, ma sono d'accordissimo con te la visione deve essere globale Masha Mascia so che è andata a scaldare i muscoli per prepararsi alla campagna elettorale ed è stato sabato scorso a Parigi per affrontare vedere con i propri occhi quello che è un fenomeno faccio questa domanda che l'Italia dal quale l'Italia è riuscito, eh, che l'Italia è riuscita ad evitare perché potevano crearsi anche in Italia presupposti di questo tipo no? senza un ricambio anche politico probabilmente avremmo avuto i gilet gialli anche noi è d'accordo con questa analisi? ma sono d'accordo in parte perché poi di ogni popolo bisogna vedere Qual è l'anima, qual, qual è la tradizione, qual è la storia? Eh, che il popolo francese sia un popolo rivoluzionario e sia il popolo rivoluzionario per eccellenza non è, non è un mistero, lo dice, lo dice la storia e lo dice la rivoluzione del 1789. Eh, nella storia italiana c'è una cultura più moderata, c'è una, una tradizione diversa, quindi. Eh, per attualizzare un po' le vicende, io direi che forse in Italia alla fine si è creato un contenitore dagli aspetti diversi, eh, però il Movimento 5 Stelle in qualche modo eh, ha avuto un ruolo che forse adesso inizia in qualche misura ad esaurirsi. E poi è singolare che noi questa sera siamo in sei e non ci sia nemmeno... In quella classifica eh, che voi avete consentito di poter realizzare non ci sia nemmeno un, un esponente nel, nei primissimi posti del Movimento 5 Stelle, pur essendo il Movimento 5 Stelle quello che per primo ha eh, consolidato il proprio candidato sindaco, non senza un dibattito interno e non senza lacerazioni, perché qui c'è Carlo Costantini che proprio in questi giorni ha accolto per la prima volta... Un fenomeno, anzi, ha accolto, in qualche modo eh, assecondando un fenomeno nuovo che è la, la spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle. Questo per dire e ritornare quindi alla sua domanda: che in Italia eh, la protesta prende dei rivoli diversi rispetto a quella di piazza, a quella costante e sistematica a cui ho assistito poi sabato scorso a Parigi manifestazione più pacifica rispetto a quelle delle settimane precedenti. L'italiana ha un'indole diversa, ha una cultura cattolica più moderata e alla fine tutta questa protesta eh, si è in qualche misura convogliata nel Movimento 5 Stelle in un forte astensionismo che comunque in Italia c'è, prova ne è anche eh, la competizione regionale ultima in cui ha vinto bene il centrodestra ma c'è stato un partito molto forte che è stato quello del, del, dell'astensione. Eh, poi in realtà noi non dobbiamo mai pensare che l'erba del vicino sia più alta, in realtà, non abbiamo molto da imparare dagli altri. Eh, io ho visto in questi giorni i problemi che ci sono nelle nostre città, ci sono anche a Parigi: il problema del decoro urbano, il problema della sicurezza in genere, il problema della pulizia. Eh, guardate, eh, l'Europa alla fine, al di là dei paesi del nord Europa, quelli scandinavi in cui. C'è evidentemente anche un senso di appartenenza diverso, ma anche una maggiore facilità nel gestire le comunità. E qui parlo con l'esperienza di chi ha avuto il ruolo di guidarle e di governarla. Una comunità. una comunità più piccola, penso a un paese come la Danimarca, penso a un paese come la Svezia, è anche più facile da, da guidare. Poi c'è una cultura eh, che è il retaggio poi della storia di, di ciascun popolo. Però le assicuro che davvero eh, se noi evidenziamo sempre una Roma un po' sciatta, una Roma con mille problemi, per parlare di capitali io le posso dire che Parigi è una città meravigliosa, comunque dei, dei problemi li ha, io ho, ho visto e ho toccato con mano una sorta di degrado e di mancanza di decoro urbano, che poi è il modello che dobbiamo importare a Pescara. Io non a caso in, questi, in queste settimane di campagna elettorale ho sempre detto che il problema della sicurezza è il problema principale, ma la sicurezza è fortemente legata anche al problema del degrado urbano. Degrado urbano vuol dire decoro, vuol dire comunque attenzione alla pulizia, attenzione all'illuminazione, attenzione ai dettagli, perché poi sono i dettagli che, che fanno la differenza. E questa non è una responsabilità solo in capo alle amministrazioni, è una responsabilità in capo anche alle comunità amministrate. Bisogna avere un senso di appartenenza, bisogna amare la propria città, al di là di quale sia la misura della grande città per tornare ai temi cari a Costantini, però ciò su cui bisogna lavorare è soprattutto su questo, sulle giovani generazioni, sul, sul diritto e il dovere di ciascun cittadino, anche quello più giovane, anche quello che ha 5, 10, 15 anni, di amare la propria città, al di là dei perimetri, al di là dei confini. E' benissimo, Bastavo per interrompere io perché sennò saremmo passati ai italiani per le europee, <ride> e non beh, già per le elezioni di pescato. Però con Antonio è lei che, è lei che ha stimolato, ha messo in evidenza il mio mi aspetto sì. di vita privata, quindi <ride> mi, ha, mi ha stimolato. Allora in invece a, uh, di Pietro Antonio, a Gimondi volevo chiedere una cosa. Se dipendesse da lì tra Costantini e Ciofani... Vediamo un pochettino fino a che punto si spinge il suo coraggio e la sua autenticità. Tra Costantini e Ciofani, chi sceglierebbe come candidato sindaco e perché? Tra ma, i due: ma, eh, Come candidato sindaco, eh, stiamo scegliendo all'interno del partito. Una domanda a cui non, è che non posso rispondere. No, è già Io sono, segretario, no, sono segretario del Partito Democratico di Pescara ed è eh. chiaro che queste sono decisioni prese all'interno e collegialmente, collegi, collegialmente all'interno del Partito. Bassa, non <ride> Però volevo ribadire invece su alcuni aspetti che mi stanno molto a cuore. E si parlava prima delle nuove generazioni, del degrado. Intanto voglio dire che prima forse non sono stato o chiaro oppure non, non mi hanno capito. Dicevo, intanto la dinamicità del porto, perché vedere quella landa desolata che è la stazione marittima da dieci anni in quelle condizioni... No, no, non è cosa, da dieci anni. Scusami, Luigi, no, no, scusami no, Luigi, no, lui. No, no, però devi essere corretto e devi essere io preciso. ma non facciamo polemica. Non, non è una landa sconfinata da dieci anni, anni, ma da quando... No, perché sono perché dieci anni che vorremmo. noi non abbiamo il porto per sono due finire. settimane che mi veniamo fai finire. Sì, una alla che volta che mi hai in un altro eh, paese. Parla nel ma momento eh, in, però, in cui sei interpellato. Scusami. Una alla volta. No, 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 è continuo perché so quello che dico. Perché io le cose le ho vissute. Sono dieci anni. Tra l'altro, la stazione sì, marittima è in pieno degrado. È che siano cinque anni. No, no, non sono cinque, sono molto di più. Sono molto di più perché io c'ero in Consiglio Comunale. E quindi volevo dire, è una cosa inaccettabile: e quindi, quando parlavo della dinamicità da riportare, era riferito a tutto quello che si sviluppava attorno alla portualità di Pescara. Tra l'altro, voglio dire pure a Rapposelli. I fondi stanziati finalmente per far decollare il porto sì. sono stati stanziati dall'amministrazione regionale precedente. Ma questo è solo eh, per allora chiarire. È, qua, è solo per chiarire, scusa, solo per chiarire ma andiamo avanti. La cosa qui. che più mi, mi sta a cuore ti poi aspettavo. è la, eh, il recupero e l'attenzione chiaramente sulla cura della città e sulla manutenzione, in particolare delle periferie. Eh. Vedete, Stamattina io sono stato a fare un incontro molto importante alla Chiesa di Santa Caterina dove c'era un incontro con i cittadini, un corso proprio, sul rapporto tra l'interazione tra l'ambiente e le persone, quindi la formazione delle persone in veste professionale. È impensabile chiedere a un ragazzo, a un preadolescente che vive una particolarissima e difficile fase della propria vita che è quella della costruzione della propria identità, quando tu gli poni attorno un degrado. È una mancanza di regole in termini ambientali e poi anche rispetto a quelli che sono i comportamenti della civile convivenza basilare, e poi dopo cercare di farli interiorizzare quei valori appunto di cui si parlava. Questo è un dovere principale da parte di chiunque amministri una città e per questo vi siamo molto motivati rispetto a un grande lavoro per il risanamento delle periferie bene sì, ma Però, tra, Ciofani eh, tra Ciofani e Costantini forse Cuzzi, risponde Cuzzi allora, tra Allora, posso dire una cosa? tra Ciofani <ride> e Costantini sono due persone due amici che io stimo e apprezzo entrambi. vuole che le presti un euro <ride> per fare questo croce <ride> eh, Cuzzi, eh, no, chi ripeto, sarà secondo ripeto, lei il candidato del centrosinistra eh, a Pescara? Ma questa è una, è una domanda molto difficile, io non ho accesso a quella stanza eh, dei bottoni diciamo e quindi non mi occupo eh, in questa fase di, eh, di fare queste scelte eh, credo che però dobbiamo trovare eh, una figura che riesca a mantenere unita eh, una coalizione quella <coughs> la, la condizione abbiamo parlato eh, di applicare a pescare il modello Legnini che è un modello eh, che pur non, non avendo vinto le elezioni eh, regionali è riuscito a mettere insieme divers diverse esperienze politiche dell'associazionismo del, eh, del civismo e quindi questo è un modello da portare anche nella nostra città quindi no, eh, non vi auguro... potete permettere di perdere Teodoro ad esempio? Ma io mi auguro di no, mi auguro che Teodoro rimanga, rimanga con noi, è stato un alleato di questa, di questa amministrazione, parte eh, della, giunta, della giunta comunale, io credo che debba rimanere con noi e bisogna fare uno sforzo affinché ci sia una collegialità nelle scelte, non eh, si corra come sempre il rischio che qualcuno decida per gli altri. Per, dei calcoli propri sul proprio futuro. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo invece per mantenere unita la coalizione, per trovare una figura che possa rappresentarla al meglio e per eh, giocarci con, eh, con tutte le nostre forze la partita delle elezioni amministrative, rivendicando quello di buono che abbiamo fatto in questi anni modificando le cose che non hanno funzionato e soprattutto dando una prospettiva, un progetto, un'idea di futuro da qui ai prossimi vent'anni. Questa credo la formula vincente, al di là dei nomi, perché poi eh, di nomi se ne possono fare tanti, ci sono tante persone che sono, potrebbero essere all'altezza eh, della sfida, ma io credo vada trovata una soluzione eh, in questo senso. Poi, se mi consente eh, solo un attimo. Eh, Annettere anche all'anno scalo, alla Grande Pescara, eh, magari <ride> all'anno scalo c'è nel S sarei <ride> contento. Ma in realtà il progetto, il progetto della Grande Pescara, io concordo con dicevo, quanto diceva Costantini, trova la sua massima espressione nel, nella definizione di un territorio più vasto di quelli che sono gli attuali confini eh, designati e eh, credo che potrebbe essere eh, davvero una sfida importante per il nostro territorio, eh, a patto che non diventi, non diventi uno slogan elettorale, ma questo non è riferito a Carlo, ma a qualcuno che in passato ha immaginato di accelerare l'iter per far sì che eh, questo potesse portare un riscontro elettorale. Può rappresentare una grande opportunità, non dobbiamo, eh, dobbiamo avere una classe dirigente pronta a questa sfida, io forse eh, non mi fidavo della precedente classe dirigente che aveva voluto in un eh, lasso di tempo immediato accelerare questo percorso perché poi può diventare invece anche un boomerang. Ad esempio l'ottimizzazione dei servizi. Può generare per questo grande territorio un risparmio, d'altro canto può generare un disservizio se non vengono allineati bene, se non eh, si allineano anche le burocrazie che sono il vero problema delle nostre amministrazioni, perché dietro la politica c'è tutta una filiera dirigenziale che spesso rappresenta il muro col filo spinato per cui progetti, idee, soluzioni non trovano certo appunto, che... vita. E quindi io credo che questa sia eh, una sfida da cogliere con la consapevolezza di una classe dirigente pronta e matura e, come diceva Luigi, anche di una cittadinanza che riscopre un senso di appartenenza. Il mondo sarà un posto migliore quando i cittadini si impegneranno, perché da soli gli amministratori non ce la possono fare. Una battuta sulle periferie: noi abbiamo centrato. Eh, tutte le energie possibili sulla riqualificazione delle periferie. Abbiamo portato a pescare 18 milioni di euro, in questi giorni sono diventati cantieri per la riqualificazione dei quartieri San Donato, Villa del Fuoco, Zanni, Borgo Marino Sud. Eh, per la sistemazione degli alloggi delle case Ater a Fontanelle eh, abbiamo, siamo riusciti a portare 12 milioni di euro per la zona franca urbana. Io credo che accanto a queste riqualificazioni alla manutenzione nelle periferie c'è bisogno di implementare i servizi che possano esaltare le milioni di energie che esistono nei nostri quartieri. È giusto che non diventi uno slogan: tipo prima gli italiani, prima gli abruzzesi, <ride> prima i Sardi. <ride> prima i Sardi. <ride> Se no, prima vuoi dire prima. che a Bucchianico, Bucchianico, la grande Bucchianico, la, grand, il, la grande Cupello, eccetera, no, non può diventare uno slogan. Però credo che ci sono tanti cittadini, ad esempio, limitrofi eh, di, di Francavilla che... Eh, Aderire, molto piacere di sindaco, aderire alla grande pescara il sindaco, che... Franca, il sindaco di Francavilla è stato il primo a richiedere Silvi, formalmente parlo, Silvi qualche... e Città Sant'Angelo sul trasporto una battuta quando abbiamo fatto la notte bianca dell'Adriatico che doveva passare il bus sulla strada parco abbiamo trovato difficoltà per eh, opposizione <ride> della giunta di Montesilvano, quindi sono reali le problematiche che esistono Beh, per differenze riprendiamo, di della... riprendiamo il filo volevo fare solo una battuta a proposito della grande Pescara e di come i comuni limitrofi cercano notizie, hanno interesse verso, diciamo, il baricentro di eh, questa idea. L'esempio ce l'abbiamo con i giornali, no? nelle zone di confine arrivano le edizioni di Chiede di Pescara e da quel numero di copie vendute riusciamo a capire se l'interesse di quella zona pende un po' più da, da parte di Pescara, la parte di Chieti la stessa cosa su Francavilla, eccetera. Quindi c'è un forte interesse. No, passiamo a Rapposelli, le lascio il diritto di replica a chi sostiene che. Eh, Marsilio sta raccogliendo i frutti dei lavori di Alfonso. Okay, ma, no, eh, sono completamente in disaccordo, in disaccordo <ride> con Moreno di Pietro Antonio perché eh, non venderebbe. è così. E soprattutto, perché? no, non è così. Perché dove i soldi ci stanno fondi adesso, eh? Moreno, però, eh, allora, eh, eh, no. dieci giorni, prego. dove li trovate? Sto fondi, direttore. Prego, cioè, una la mi fai Scusate. concludere, anzi, Scusate. iniziamo. Il discorso non è solamente dei fondi: i fondi ci sono, ma i fondi vanno spesi. E qui si va a eh, diciamo, declinare la grande eh, capacità di un amministratore, perché anche qualora i soldi ci fossero. Ci fossero stati e fossero stati diciamo, stanziati dalla precedente amministrazione regionale è ovvio che nella durante la precedente amministrazione regionale non si è fatto nulla per spenderli. Basta andare ad Ancona, che non è che sta a Honolulu Ancona sta a 150 km da pescare, andare a parlare con chi... Ovviamente queste cose le conosce e subito ha notato il cambio di passo tra l'amministrazione regionale uscente e l'amministrazione regionale entrata esattamente 40 giorni fa, che ha capito subito innanzitutto le idee chiare del nuovo governatore che ovviamente darà una grossissima mano. Perché il Aspetta, nuovo governatore, non trovi, il nuovo è non è questo, appunto è la capacità di spendere. Guarda, io ho fatto il vicepresidente della provincia, no? Caro cioè, differente... Moreno, io ho fatto il vicepresidente della provincia assessore all'edilizia scolastica. Lo so, lo so. Io nel 1981 avevo i pantaloni, andavo in giro con i pantaloni alla Zuava. Ti sto parlando nel 1981 quando è stato posto il problema del liceo scientifico da Scagno, Rapposelli, cioè chi ti parla? Con il presidente allora della provincia Guarino Testa, in due anni e mezzo noi abbiamo risolto un problema che era in piedi da ben 35 anni. In due anni e mezzo abbiamo speso 9 milioni di euro e abbiamo contribuito, come diceva prima il collega a fianco qui Carlo Costantini, anche a diminuire il traffico in entrata a Pescara da Montesilvano, perché abbiamo fatto una scuola che è la scuola migliore d'Abruzzo, cioè il liceo scientifico da e abbiamo consentito ai tantissimi genitori e ai tantissimi alunni di rimanere a Montesilvano, offrendo loro una scuola modello di edilizia scolastica per tutto, anche per il riscaldamento sotto pavimento, per i tantissimi pannelli solari che generano acqua calda. Questo ti dà la dimensione di cosa significa amministrare e saper spendere i soldi, soprattutto stando dietro le opere pubbliche, andando costantemente a pungolare le imprese che hanno ovviamente vinto gli appalti e soprattutto consentire alla cittadinanza di beneficiare di questa buona amministrazione. Ti potrei fare l'esempio, guarda per centinaia di cose fatte in provincia, questa è la dimostrazione di come un amministratore capace che vuole darsi da fare per il proprio territorio si può ovviamente eh, può portare a casa dei risultati importanti. Ad esempio l'ho fatto proprio per, eh, questo deve essere un buon viatico per la nuova amministrazione regionale, e per la nuova amministrazione, manco a dirlo, comunale, che ovviamente beneficerà anche di questa ottima sponda regionale. Eh, il... Una domanda a Costantino. lei sì. è uno di quei politici che non, ha, non soffre di ansia da prestazione. No, anzi. No, no. Io dico, secondo me, le è capitato di essere candidato alle regionali nel momento più infausto per il centro-sinistra, qualcuno si aspettava una debacle epocale, invece sfiorò la vittoria incredibilmente no? perché non venne presa da ansia di, di vittoria, vincere assolutamente. Lei è un sindaco che io chiamo cerniera, ma per un motivo molto semplice. Si è allenato a San Giovanni Teatino, che è il comune cerniera dell'area metropolitana. Essere cerniera significa recuperare attorno a sé tutti i transfugi, tutti coloro che tendono a fuggire. Chi recupererebbe attorno a sé? C'è già questo segnale unico in Italia forse, di questa scheggia, più che una scheggia del Movimento 5 Stelle, che viene attratto da questa idea di Costantini. Chi coagulerebbe intorno alla sua idea, di quelli degli impensabili? Sicuramente persone e non partiti. Questa è una premessa. Nel senso Può fare che anche qualche nome. Persone e non partiti. Nomi non ne posso e non lo voglio fare. Certamente nelle mie liste saranno candidate persone anche con esperienza politica che hanno militato nel centro sinistra piuttosto che nel centro destra. Con il Movimento 5 Stelle è stato piuttosto semplice, considerando che la mia formazione politica ha creato delle condizioni di vicinanza, di, di compartecipazione, di condivisione nel 2009. Ricordo, quando il Movimento 5 Stelle ha iniziato a presentarsi alle amministrative, aveva difficoltà per le autentiche delle firme. Ai banchetti del Movimento 5 Stelle, per l'autentica delle firme e per la presentazione delle prime liste c'ero io a fare l'autenticatore insieme ad altri. Quindi diciamo che c'è un rapporto di, di, di stima di fiducia come c'è anche con gli amici del centro-sinistra, del partito democratico e del centro-destra il mio progetto nasce sulla base di presupposti diversi io ho un'idea un di città che voglio affermare e la voglio affermare in rappresentanza del 71% dei pescaresi che ha detto sì al referendum in quel 71% non c'è solo partito, solo partito democratico non c'è solo Forza Italia c'è un pezzo di città che vuole profondamente cambiare io vorrei approfittare di questa occasione eh, Faccio io una domanda al volo che si coniuga con questa risposta: la sua avventura politica è cominciata a cavallo di un asinello? Va bene? Mi ricordo in quegli anni l'asinello e mi ricordo ciò che ho fatto. Sì, Ciofani sì, sì. può essere per lei anche una carta fatta, cioè lo può far salire in groppa all'asinello, ma non <ride> a condurlo. No, io, io, che... no, 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 io ho un profondo rispetto del lavoro che sta portando avanti il Partito Democratico. Ci tengo anche a dire che questa amministrazione ha portato a termine progetti e risultati importanti, probabilmente ha avuto una scarsa capacità di comunicare i propri risultati ed è stata travolta da 3-4 episodi obiettivamente ed oggettivamente negative che ne hanno offuscato l'immagine, stanno lavorando all'interno per trovare una soluzione a un candidato e io rispetto profondamente il lavoro che stanno portando avanti, io invece volevo cogliere questa occasione per dare delle informazioni perché quando si parla di comuni che diventano periferia, di protagonismi, di spoltori di Montesifano si dicono delle inesattezze, 30 secondi per dire a ah, dalla riduzione del numero dei sindaci, della, delle giunte, degli assessori, dei consiglieri comunali e dalla riorganizzazione di, degli apparati amministrativi ci saranno 4-5 milioni di euro di risparmi attraverso minori spese. Lo Stato prevede a favore dei comuni che si fondano una quantità gigantesca di trasferimenti. Il decreto ministeriale del 2018 prevede il 60% in più di trasferimenti per 10 anni. In questo momento il decreto ministeriale introduce un tetto dei 2 milioni di euro, perché solitamente i processi di fusione interessano piccoli comuni, ma è evidente che un processo di fusione grande come il nostro ci consentirà di superare quel tetto e di assicurare maggiori trasferimenti da Stato e regioni nella misura di milioni e milioni di euro l'anno. Non è vero che ci sarà la marginalizzazione di Spoltore e di Montesilvano per la semplice ragione che il legislatore, proprio per favorire i processi di fusione, consente espressamente la possibilità di istituire municipalità, addirittura municipalità in numero anche superiore rispetto a Spoltore e Montesilvano. Non solo: queste municipalità, ha previsto sempre il legislatore, possono essere amministrate da persone elette a suffragio universale, che avrebbero lo stesso status di amministratore dei consigli comunali della nuova Pescara. Not solo. Durante il processo di costruzione della nuova città, attraverso l'uso sapiente delle norme statutarie e dei regolamenti, sarà possibile trasferire funzioni amministrative direttamente in capo ai municipi e agli eletti nei municipi, sarà possibile trasferire in capo ai municipi risorse finanziarie, quindi non ci sarà nessuna emarginazione, anzi ci sarà la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti che il legislatore ci ha messo a disposizione per garantire protagonismi. La grande città non serve per spendere i soldi per la manutenzione stradale. D'Ali A Spoltore o per prevaricare gli interessi di Montesilvano. La grande città serve per darci la dimensione di una città europea, per dare a questo territorio la dimensione di una città del futuro. Noi abbiamo tutte le carte in regola per esercitare e per coltivare questa ambizione. Abbiamo queste frammentazioni istituzionali che si mettono contro, che ce lo impediscono. Il mio progetto è sprigionare tutte queste risorse e dare la possibilità al nostro sistema economico e produttivo di far valere a livello nazionale ed internazionale le proprie potenzialità. Visto seccio come più frizzante il centrosinistra perché sa di giocarsi ancora una partita importante al centrodestra, nel centrodestra mi sembrate un po' quasi arresi a questa evidenza, a questa decisione piombata da Roma. Le domando una cosa, quanto rischio c'è di febbre da Lega intendendo questo? Quanti in Forza Italia, anzi lei in particolare, ha mai immaginato così? Per delusione ma anche per evoluzione, di lasciare Forza Italia e di andare con la Lega. Allora, riguardo all'essere frizzante, eh, devono farlo necessariamente perché dopo cinque anni di buio pesto in uh, Comune di Pescara, dove eh, le preoccupazioni di questa giunta, anzi neanche della giunta perché erano gruppi <ride> all esterni alla giunta che facevano la guerra, eh, la guerra. Tra di loro eh, erano presi a spostare i direttori, i dirigenti, a cambiare assessore, hanno messo un assessore al bilancio per apportare le tasse al massimo attraverso il predisesto, Moreno <ride> contesterà questa cosa, ma l'abbiamo fatto in più sedi e, e quindi erano presi da queste, da, queste, da queste cose. Ne sono consapevoli, il sindaco uscente non si ricandida perché Bo, ovviamente... Ovviamente, il eh, poi come ne parliamo, 19 milioni di euro hanno pagato Bum, i debiti, sanno, di, debiti fuori bilancio dell'epoca di Luciano D'Alfonso eh, sì. eh. eh, del 2003-2006, stiamo eh. parlando di 33 eh. milioni di cui 19 sono andati a questa cosa, chiusa eh. parente, quindi il frizzantismo della sinistra è dovuto defa semplicemente defa. a questo. Per quanto riguarda... Però, insomma, eh, vediamo eh, i panni nostri, diciamo, di Forza Italia. Molti amici eh, sono stati <coughs> lusingati insomma, dalla, dalla, da, da Salvini, dalla, dalla Lega, eh, non nascondo, molti amici hanno detto Genio, ma tu sei una persona eh, in gamba, rischi di eh, diciamo, fare alla fine eh, diciamo, buia in questo partito. Io penso che l'elettore, i cittadini, sanno discernere il buon amministratore capace di amministrare, soprattutto capace di programmare. Con questa tranquillità, con questa eh, diciamo, consapevolezza eh, delle capacità proprie, ovviamente ho spiegato ai miei lettori che bisogna dare eh, coerenza alle proprie scelte. Stare eh, anche nei momenti difficili, come questo momento difficile, Il, la scelta della casella, perché prima si è parlato un po' della scelta eh, politica, eh, di Forza Italia, che è andata su Carlo Masci, è stata anche frutto di una sintesi tra noi. Guardo Luigi, me... Ovviamente noi avevamo le nostre richieste, però abbiamo fatto sintesi, poi è stata scelta Roma, c'è stata una condivisione. Adesso sta a noi spiegare alla cittadinanza questo: spiegare che c'è una forza moderata, determinata, che non urla e che va alla risoluzione dei problemi. Per quelli che sono i cittadini. Quindi questa è la nostra forza, al di là eh, di quelli che sono stati i messaggini che mi hanno scambiato i miei amici, io ho spiegato questo e lo spiegherò in campagna elettorale che bisogna riposizionare la barra al centro, la barra ad una forza determinata, anche eh, se in questo momento è in difficoltà. Ma la scelta della, eh, della, del sindaco in capo a Forza Italia vuol dire che Forza Italia è ancora una forza determinante per la vittoria e per il rilancio programmatico della città di Pescara. Grazie Seccia, noi eh, abbiamo bruciato come avrete capito <ride> tutto il tempo che avevamo perché quindi siamo andati già oltre eh, lo spazio di un'ora per questa trasmissione, però io vorrei chiudere con Lorenzo per ricordare che ai nostri telespettatori e ai lettori eh, fino a quando si può votare domenica e... prossima parliamo del 7 Aprile, devo guardare la telecamera, sì. mi dicono, perché se no si, si vede il profilo peggiore, va bene. fino al 7 aprile è possibile votare, Le, eh, la partita è aperta, è aperta nel centrosinistra, io ritengo non sia neanche tanto chiusa nel centrodestra, tutto è possibile. Una cosa è certa, stasera abbiamo scoperto come la politica, almeno i veri animali della politica, nel senso buono della parola sono abituati a dribblare le risposte, ma meglio di un qualunque calciatore, meglio di un Platini, meglio di un Ronaldo. L'ultima curiosità, a questo Dimmi. proposito stamattina come tutti i lunedì parlavamo di calcio prima della, sì. della partita e eh, parlavamo dell'Inter proprio con Carlo Costantini, con, eh, parlavamo del caso Icardi in qualche modo. A me guardando Icardi mi viene in mente un po' Marco Alessandrini, cioè il capitano che ha perso la fascia. Poco prima della fine della, fine della stagione. Insomma, in qualche modo, ecco, questo, questo, questo è un elemento che probabilmente condizionerà anche, credo, eh, sia la valutazione eh, dei lettori del centro, insomma, sia eh, anche le scelte che poi ci saranno nel eh, centro-sinistra. Insomma, siamo pieni di sorprese in qualche modo e ci può stare anche il gol al, al novantesimo in, in sì. zona Cesarini. Eh, insomma. là ci vorrebbe Cesarini, non i campi. <ride> chi vuol fare Cesarini? <ride> Ma Di Pietro Antonio, chi l'ha tolta la fascia di capitano a, a, a Alessandrini? Così chiudiamo anche Hai questa. Sono. Nessuno ha tolto la fascia da capitano, c'è stata una valutazione. Tra l'altro, io sono stato quello che ha richiesto da ormai 7-8 mesi primarie, proprio per chiedere, ehm, cercare la legittimazione popolare, così un po' come l'iniziativa del centro e poi dopo questa cosa non si è fatta e adesso stiamo un po' ragionando tutti. Il problema, il problema è che eh, abbiamo ragionato e si è cercato di trovare una soluzione, si sta cercando di trovare una soluzione che possa aprire in qualche modo ulteriormente il famoso campo largo del centro-sinistra. Ultima riflessione, Lorenzo, sì, sì. l'affido a te per chiudere proprio questa, questa piacevole chiacchierata. Abbiamo eh, sei esponenti, tra i primi sei non c'è nessuno dei due partiti di governo, non soltanto del Movimento 5 Stelle, ma anche della Lega. C'è ecco, una difficoltà che tu percepisci a leggere nei tagliandi le risposte dei lettori nel creare una, una classe dirigente per due partiti? La Lega è nuova, così come i 5 Stelle su questo territorio, o c'è anche puoi... un segnale di malumore nei confronti del governo? Ti do una risposta populista tanto quanto può essere la certa politica. Se per i 5 Stelle, i 5 stelle la, le decisioni avvengono attraverso una piattaforma, vi dico solo una cosa, ho trascorso parte della nottata a guardarmi i risultati delle europarlamentarie, che sono un momento difficilissimo, okay? complesso. Mi sono visto regione per regione, eccetera. è un discorso comunque chiuso, interno, perché lo dico? Perché io non sapevo di queste europarlamentari, non sapevo che c'era un'enorme votazione a livello nazionale, quindi le decisioni vengono prese in una stanza più grande, chiusa e virtuale, per un verso. L'altro verso è semplice, la Lega che ormai sta attraversando il momento dei passi indietro vuol dire che è appagata e che si è posto un altro traguardo, come dice lo stesso Salvini con il nuovo nome del partito, Salvini Premier, il prossimo traguardo sarà tra 3 e 4 anni, Bene. è troppo presto. Bene, grazie, grazie a tutti voi, a voi. Eh, non so se faremo poi la classifica finale, la facciamo sicuramente, ma insomma... Faremo eh, un approfondimento su chi vincerà poi alla fine, sicuramente dopo domenica. Ma fino a domenica si vota eh, nelle edicole, eh, acquistando il centro per i lettori e elettori di Pescara e indicando il sindaco ideale. Grazie al quotidiano Il Centro, grazie a tutti voi e eh, grazie ai nostri telespettatori. Arrivederci.